Un video sulle scuole di recitazione che metta d'accordo genitori e figli, oppure cervello e pancia? Non è facile, ma ci posso provare. Se per dopo i signori gradiscono... L'iscrizione al canale sarebbe cosa davvero gradita. Tu gradisci? Tuffiamoci subito nell'argomento e cerchiamo di capire qualcosa in più sulle scuole di recitazione. Abbiamo già visto in questo video la questione dei diplomi, inutile ripetere le stesse cose. Vediamo invece meglio cosa ti chiedono in una scuola di recitazione. Studio, tempo, eccetera. Cosa puoi chiedere tu ad una scuola di recitazione e, per estensione, cosa puoi chiedere a degli insegnanti di recitazione. Ma vedremo anche cosa non puoi e non devi accettare quando vai a prendere lezioni. In una scuola di recitazione ti chiedono l'anima, ma lo fanno soltanto perché poi, quando te la restituiscono, è più in forma e molto meglio di prima. Studiare recitazione dovrebbe essere obbligatorio perché si diventa persone migliori, si acquisisce sicurezza e si impara a fare i conti con se stessi. Ovviamente bisogna incontrare i giusti insegnanti, altrimenti si finisce per perdere tempo ed essere più frustrati di prima. In una scuola di recitazione ti chiedono di studiare molto, dizione, copioni, a volte storia del teatro, e ti danno poco tempo per farlo. In una scuola di recitazione ti chiedono di essere presente. Non è possibile frequentare a intermittenza. Se una scuola ti dà la possibilità di frequentare una lezione sì e una lezione no, significa che della tua formazione non gliene frega nulla. A quella scuola interessa soltanto la tua quota in denaro e quindi non è una scuola seria. E siccome la serietà fa parte delle cose che puoi chiedere tu ad una scuola di recitazione, dai retta a me. Scappa. Scappa senza voltarti. In una scuola di recitazione sei parte di un gruppo, che non significa che sei parte di una setta in cui ti devi abbracciare ogni volta che ti vedi coi compagni. Anzi, questa abitudine, che pure è piuttosto radicata, mi schifa un po', ma ci ha pensato il Covid a mettere le cose a posto. Confesso però che qualche abbraccio piacerebbe persino a me in questo periodo. Quanto tempo ti chiedono dipende dalle scuole. Ci sono scuole dove si va ogni giorno e scuole dove si va un paio di volte alla settimana. Ma secondo me non è tanto importante il tempo che passi a scuola. La cosa più importante è come passi quel tempo a scuola, e questo dipende da te e dal tuo insegnante. Come nella scuola pubblica e privata, anche nelle scuole di recitazione puoi trovare insegnanti ottimi e pessimi insegnanti. Fidati del tuo istinto, lo capisci entro la seconda lezione se il tuo insegnante è un cane. E per inciso, non è detto che un buon attore sia anche un buon insegnante. Un insegnante deve necessariamente saper recitare, ma non sempre è vero il contrario. Curiosamente, gli attori che sono dotati di grande talento sono solitamente dei pessimi insegnanti, e gli insegnanti molto bravi non sono solitamente grandissimi attori. Ovviamente io faccio eccezione, nel senso che sono un cane sia come attore che come insegnante, cosa pensavi? Se vuoi frequentare una scuola di recitazione devi essere pronto a metterti in gioco al 100%. Non puoi permetterti di andare a lezione ed essere presente soltanto a metà, perché sprecheresti soltanto il tuo tempo e la tua lezione rischierebbe di diventare un inferno. Dico spesso una cosa agli allievi dei primi anni: i problemi non vanno portati in aula. Quello che ti sta succedendo nella vita è roba tua, la devi lasciare nello spogliatoio assieme ai vestiti con cui sei venuto a lezione. Non importa se il tuo esame è andato male, se ti hanno licenziato, se non hai pagato la rata dell'auto. Tutti i problemi della vita in aula non contano. Dimenticatene e prendi le ore di lezione come un porto sicuro in cui ti puoi permettere di pensare a te stesso o a te stessa, che sei molto più importante dei problemi che ti circondano. E non ti preoccupare, perché ti posso mettere per iscritto che alla fine della lezione, quando tornerai nello spogliatoio, ritroverai ancora tutti i tuoi problemi, ma forse riuscirai a vederli con un po' più di distacco, e problemi che prima ti sembravano enormi ora ti sembreranno affrontabili. Ora però vediamo quello che puoi chiedere tu ad una scuola di recitazione. Una cosa l'abbiamo già vista, la serietà. Un'altra cosa che puoi, anzi, che devi chiedere è il rispetto. Per un insegnante è molto difficile avere sempre presente la linea da non varcare. In fondo devono essere date indicazioni su come agire con il corpo, con la voce, con il sentimento. Un insegnante può arrivare proprio al limite, anzi ci deve arrivare, per tirare fuori il meglio da te. Quindi potrà arrivare al limite con i piedi, addirittura potrà allungare un braccio oltre quel limite, ma passarci sopra
mai, perché se varca la linea del rispetto personale, smette di essere il tuo insegnante e diventa il tuo vicino di casa, con cui litighi per l'erba alta e per le scale da pulire, perché non ha il diritto di giudicare te come persona. Potrà giudicarti come allievo, come attore, ma come persona mai. Potrà dirti questo: sei un pessimo allievo perché non ti metti in gioco. Ma questo mai. Sei una testa di perché non fai quello che ti dico. La differenza tra queste due frasi è enorme. La prima frase è quella di un insegnante che sa il fatto suo, la seconda è quella di un deficiente, sul piano didattico, ovviamente. Mi rivolgo per un attimo agli insegnanti di recitazione. Caro insegnante di recitazione, non puoi permetterti di avere antipatie su un allievo, non puoi permetterti di prenderlo in giro di fronte alla classe e non puoi permetterti di parlare male di lui in sua assenza. È difficile, perché avere preferenze è normale, ma avere in uggia, beh, è un'altra cosa. Sono certo che ciascuno di noi ha avuto durante gli anni almeno una di queste tentazioni. Devono rimanere tali. Tentazioni. E forse i signori desiderano commentare e chiedere qualcosa che certamente ho dimenticato. Iniziano ad esserci parecchi video qui, dal come trovare un agente al come girare un self tape. Fossi in te, darei un'occhiata. Non puoi permetterti di parma... ma porca... Sì, contro me sei fregato.